Al Mocca Gatta di Alessandria, i padroni di casa si trovano di fronte alla Pro Sesto in uno scontro di bassa classifica, dove l'Alessandria è ultima a un punto, mentre la Pro Sesto è a quota 4, una Pro Sesto che deve trovare continuità contro l'Alessandria fanalino di coda, che deve tra l'altro dimenticare la brutta sconfitta contro il Lumezzane. E subito i padroni di casa si fanno pericolosi con il sinistro di Rossi su azione di calcio d'angolo, bravo Nunzella a trovarlo sul secondo palo. Ancora una volta i padroni di casa si rendono pericolosi, questa volta con Nichetti, gran botta del regista dei grigi dalla distanza, pallone che termina alto sopra la traversa di Del Frate. Prima occasione invece per la Pro Sesto con il destro, questa volta respinto dalla difesa dei grigi da parte di Barranca, ed è uno squillo che è il preludio al gol proprio del numero 20, complice la deviazione di Rota nella propria porta. Trova il vantaggio la Pro Sesto, che era a digiuno da oltre 300 minuti in campionato. Ritrova la via della rete con il destro da parte del numero 20, deviato in porta dal difensore albanese, mettendo fuori gioco Liverani, che non può nulla nel secondo tempo. Attacca a testa bassa l'Alessandria, punizione di Nunzella, mancino velenoso che finisce però a lato dalla porta di Del Frate, che sembrava comunque sulla traiettoria, ma dall'altra parte il solito Barranca è letteralmente incontenibile. Riesce nello stretto l'ex Montevarchi a liberarsi prima della marcatura di Giubelato e poi a incrociare con il sinistro davanti a Liverani. Raddoppio degli ospiti che al minuto numero 77 trovano il 2-0 con il numero 20. Minuti finali arrembanti dell'Alessandria con il destro da parte di Pellegrini, che non trova però il fondo del sacco. Termina l'incontro al Mocca Gatta, quinto KO consecutivo per l'Alessandria, 2-0 per la Pro Sesto sul campo dei padroni di casa.